Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo proprio accanto alle scale che ci portano verso la sacrestia antica e dall'altro lato ci portano verso l'ingresso del convento, ovvero verso il refettorio. Oggi qui per richiamare la nostra attenzione, lo fa Padre Marcellino Senza Nilo, ecco, il tema della giustizia. Una testimonianza da leggere con molta attenzione è della signora Tortora, Rita Tortora, una figlia spirituale di Padre Pio, che dice: essendo angustiata per il trattamento che subivo io e la mia figlioletta da parte di estranei, il padre mi disse: figlia mia, sappi che il Signore è immensamente misericordioso, ma tremendamente giusto. Padre Pio dunque, in occasione di questo caso particolare, apre ad una considerazione di ordine generale che ci fa capire quanto Dio ci tenga a che i nostri rapporti con il prossimo siano improntati sulla rigorosa giustizia. La stessa Rita, racconta: una volta io e mia sorella dovevamo sostenere una causa contro un tizio che voleva appropriarsi di un terreno di nostra proprietà. E Padre Pio ci incoraggiò e disse: fate valere i vostri diritti. I confratelli che sono stati proprio accanto a lui assicurano che questa era la sua posizione costante che affrontava dinanzi ad una situazione di appunto sopruso. E osserva padre Onorato Marcucci espressioni che erano sulla sua bocca quando gli presentavano situazioni di sofferenza per chiare ingiustizie subite. Erano queste: difendete i vostri diritti oppure fatevi fare giustizia. Padre Anacleto Miscio asserisce: ho sentito dalla bocca di Padre Pio ti hanno rubato, denunciali. Padre Pio univa giustizia, carità e prudenza. Aggiunge ancora, padre Anacleto, per questo suo modo di parlare schietto faceva molta impressione anche a persone altolocate che erano abituate ai compromessi.